Piuttosto concilianti, quasi pontieri, direi, perfino quelli del Movimento 5 Stelle. Conte ha detto serve coesione, serve unità. A chi stava parlando della propria maggioranza? Più a Renzi o più a Di Maio e 5 Stelle? Beh, in questa fase forse i 5 Stelle, no? Che sono divisi in maniera clamorosa, un po' per le vicissitudini internazionali, comunque questo scandalo che verificheremo se sia vero o meno, ma Venezuela. sopra del Venezuela, appunto questi 3 milioni e mezzo che sarebbero stati dati, ma appunto è tutto ancora da Sì, 5 Stelle dicono una verificare, balla una colossale, balla fango su di colossale. noi. Però è comunque sempre un elemento di divisione su un partito che litiga su tutto, a partire dal MES. Perché allora veniamo ai fatti concreti, cioè il MES è un passaggio fondamentale per il futuro dell'Italia e su questo i 5 Stelle sono divisi. Perché io poi insomma, valuto per quello che è in maniera oggettiva anche la protesta delle opposizioni rispetto alla mancanza di un dibattito vero che possa anche arrivare a un voto, alla presentazione anche dei propositi che siano delle opposizioni, però e quindi cioè, va valutata nella sua, anche nel suo valore questa protesta, però mi chiedo, la Lega e i Fratelli d'Italia, cosa pensano del MES? Cosa pensano di quello che l'Europa ci propone per il futuro del Paese? Cioè, che cosa dicono su questi interventi che sono fondamentali per salvare la vita delle persone? Perché loro dicono che noi dobbiamo partire dal vissuto dei cittadini. Ecco, il vissuto dei cittadini oggi si misura sulle scelte europee. Loro che sono sempre stati anti-europeisti, che cosa dicono? Che cosa pensano di fare? Perché è facile oggi dire no. Non c'è democrazia, Conte è un primo uomo, coglio questa nuova espressione, no? Vuole tutta First man. l'attenzione su di sé, cosa peraltro vera, che io condivido. Però andiamo alle scelte concrete. Che cosa dicono loro sul MES e tutti gli altri interventi che l'Europa pensa per l'Italia? Specchi.